Ringraziamo per la vostra presenza, nonostante il tempo non sia a nostro favore, questo incontro avrebbe dovuto aver luogo delle nostre spalle in piazza, però questa è sicuramente una cornice estremamente degna per il lavoro che stiamo per presentare. Innanzitutto voglio ringraziare il professor Russo, che è il patron di questo incontro. Senza di lui non avremmo potuto realizzare questa nuova perla della Biblioteca Conversanese, che è appunto il libro che andremo a presentare tra poco. E con noi il professor De Uzzi, che è il direttore dell'IPSAIC, sarebbe l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo dell'Italia Contemporanea, un istituto che nasce già al termine della Prima Guerra Mondiale, si diceva prima, con Tommaso Fiore, un istituto importante del nostro territorio, soprattutto per la riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni storiche. Saluto il sindaco, grazie per l'ospitalità, poi per la parola per salutare Gianluigi Rotunno, assessore per il turismo, poi ci sono io, e a fianco a me c'è la sorella tenente Carmen Genco, in rappresentanza del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa in Puglia. La Croce Rossa che ha avuto sicuramente una parte estremamente importante nella seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale. Pensate che a Rete Puglia l'unica donna è un'infermiera che è inumata insieme a tutti i soldati. Bene, allora partiamo con questa presentazione, quindi io inviterei il professor Russo a introdurre le canzoni che canteranno le sorelle Laura e Caterina Custodero. Sì, io dico subito questo, che in omaggio a Conversano, piena di fiori di questo maggio conversanese 2019, io insieme a Laura e Caterina Custodero abbiamo pensato di rendere omaggio a questa Conversano fiabesca, per cui cominceranno con un brano straordinario del Power Flowers. Stanno per risolvere un problema tecnico e quindi io non mi fermo, continuo dicendo che questa canzone appartiene all'epoca del Power Flowers, quindi si intona bene con la Conversano dei fiori. Ed è un pezzo di Donovan, un pezzo mitico di Donovan, e il titolo vuol dire afferra il vento, catch the wind. È una canzone d'amore. E amarti, dice Donovan, ed entrare nel tuo cuore e amarti profondamente è come cercare di afferrare il vento, cioè un'operazione impossibile. E questa bellissima canzone è stata magnificamente cantata negli anni 60 da John Baez, da Mimi Baez, sua sorella. E noi questa sera questa stessa canzone la ascoltiamo attraverso le voci di Laura e Caterina Custodero, che sono anche loro sorelle. C'è un treno d'unione straordinario. E se tutto va come deve andare, questa canzone che apre la serata chiuderà pure la serata. Se sono pronte, me lo dite. In the chilly autumn mist,
questa canzone che adesso ascolteremo è un po' di Dylan e parla della, della pioggia radioattiva, perché questa canzone è nata nel periodo in cui c'è stata la crisi di Cuba, c'è stato un contrasto forte tra Cuba e gli Stati Uniti e la Russia stava lì lì per puntare le testate missilistiche sulla Casa Bianca e su, sull'America, sugli Stati Uniti, per cui Bob Dylan tira fuori questo straordinario pezzo musicale in cui parla del pericolo di una pioggia radioattiva conseguentemente allo scoppio di una guerra atomica. Questa canzone straordinaria l'ascolteremo stasera per la prima volta perché non è stata mai cantata da Laura e Caterina Custodio. Ok. I heard some fun.
guardare. E adesso loro sospendono un lungo attimo la loro performance musicale e prende la parola il timone della situazione il generale Giuseppe D'Accordi dell'Aeronautica Militare. Grazie professore. E allora stasera adesso entriamo nel vivo di questa serata e presentiamo questo libro che ha scritto appunto Guido Lo Russo, La Grande Guerra Sconosciuta. È un libro di 150 pagine, si leggono in un fiato, io l'ho letto in un fiato, edito dall'edizione dal Sud, credo che stasera sono presenti qui Pino Andrea Ponticelli, si sono alzino la mano, ecco, grazie, un lavoro davvero egregio, ben fatto, complimenti. Dottor Lo Russo, in questo documento di fatto ripercorre con dei piccoli flash, con delle piccole chicche, quelle che sono gli aspetti della prima guerra mondiale, avendo particolare cura quindi che sono alcuni episodi che sono accaduti nella nostra terra. Noi pensiamo alla prima guerra mondiale come un fatto lontano, come un fatto che non ha coinvolto di fatto le nostre terre, invece no, leggiamo che ci sono degli aspetti, ci sono delle vicende che ci hanno coinvolto in prima persona. Negli ultimi anni del mio servizio militare io mi sono occupato del commissariato dei caduti in guerra. Quindi la mia competenza era sui caduti in guerra, dalle guerre preunitarie fino agli ultimi conflitti e le missioni di pace. Praticamente custodivo circa 1 milione di fascicoli personali in originale. E quindi per lavoro, ma poi per passione, leggevo direttamente quella che era la vera storia fatta dalle lettere dei nostri soldati della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. E così via. E vi devo dire che facendo dei collegamenti si scopre che non tutto quello che noi conosciamo, quello che ci viene raccontato, è il vero. Ci sono degli aspetti che sono per lo più sconosciuti. E alcune perle sono raccolte in questo libro. Ho preso degli appunti, per esempio. Poi non so quanti di noi sanno che ad Altamura sono stati internati dei prigionieri austro-ungarici. Il cimitero austro-ungarico di Altamura, che è patrimonio tutelato e alla cura del comune, costruisce tuttora i resti di questi soldati che hanno costruito strade, hanno costruito le nostre ferrovie, parte della sud-est, le linee ferroviarie sono dovute a questo. Abbiamo avuto delle incursioni sulla terra di Bari, qui sono raccolte cronologicamente i bombardamenti di Barletta, di Vieste, Cozze, quella che era la cosiddetta spiaggia di Conversano, non me ne vogliono i sindaci vicini, ma un giorno riconquisteremo il nostro sbocco sul mare, poi non mi faccio sentire. Ero a Lecce come comandante di storpo e negli hangar avevamo un aeroplano austriaco, era un Lomber, un idrovolante, avevamo soltanto la fusoliera. Questo Lomber è stato ricostruito, oggi è visibile al Museo di Via di Valle a Roma, e questo era uno degli aeroplani che aveva attaccato Bari. Era ammanato lì perché aveva avuto una avaria, quindi anche Bari, Monopoli, cannoneggiata, il castello romano Svevo, anche questo oggetto del nostro, sulla nostra terra di bombardamento. E da Cozze. Un fatto straordinario, soprattutto per chi come me è abituato a volare. Parliamo degli anni del 15-18, quando ancora gli aeroplani erano qualcosa di leggendario, erano pezzi di legno e tela che forse non si sapeva esattamente perché riuscivano a stare in volo. E D'Annunzio, che noi ricordiamo con il volo su Vienna, viene a Gioia del Colle. E da Gioia del Colle organizza un raid per andare a bombardare Cattaro, dall'altra parte del nostro Adriatico, di notte. Oggi volare di notte richiede destrezza, addestramento dei piloti, strumenti a bordo. Ecco, questi ragazzetti che hanno 22, 25 anni, 20 anni, lo fanno di notte e si inventano alcuni fari, delle luci che lungo la rotta gli indicavano qual era la via per andare e per ritornare. Cozze era un faro di questo tipo, per esempio. E ancora, abbiamo a Brindisi e Taranto, due nostre corazzate, la Benedetto Brin e la Leonardo da Vinci, vengono affondate,
il scoppio di questa idronale avviene dall'interno, non si capisce perché e come, centinaia di morti, e poi si scopre che erano oggetto di tradimenti, di sabotaggi, e quindi vanno a minare il morale delle nostre truppe, delle nostre gente che guardava queste corazzate come il baluardo delle difese della nostra terra. La Brigata Regina, voi sapete che a Bari c'è una via Brigata Regina, c'è anche la Pinerò, questo è combattuto sul Monte San Michele. Monte San Michele è stato forse lo scontro più sanguinoso di tutta la guerra mondiale. Hanno fatto, credo, intorno ai 200.000 morti in tutti gli episodi che si sono fatti lì. E ancora noi abbiamo avuto la possibilità di abbattere, di affondare due navi, la Tegetthoff austriaca e la Santo Stefano, ed erano così importanti, una vittoria così importante, che queste due anchete sono ancora visibili a Roma e sono in bella mostra all'ingresso monumentale del Palazzo della Marina Militare. Quindi eventi che si svolgevano a poca distanza. Abbiamo qui la nostra rappresentante della Sanità Militare, conversavamo, Florenzo Iaia entra a gamba tesa della Croce Rossa, diventa un punto di riferimento, grazie all'esempio di Conversano, di Florenzo Iaia, altri ospedali si organizzano e quindi noi riceviamo qualche soldato che ho censito anche nel sepolto del nostro cimitero, noi riceviamo soldati che vengono qui a curarsi dopo che hanno lasciato il fronte. Quindi davvero un lavoro egregio che vi invito a leggere e a custodire nella vostra biblioteca. Complimenti professore, grazie per questa chicca, perché sono sicuro che questo volume sicuramente arricchirà non solo la nostra biblioteca ma la nostra cultura. Qui ho detto due parole quando il professore mi ha chiesto, io l'ho fatto con molto piacere, un'introduzione. Io introduco così, non lo leggo tutto perché poi leggeremo altre cose. No, non raccontami di quando facevi la guerra. I nonni non raccontavano della guerra. Chi aveva vissuto la prima guerra mondiale e aveva avuto la fortuna di tornare a casa non la raccontava, perché forse gli orrori erano stati così elevati che non riuscivano loro stessi a rendersi conto di quello che avevano visto e passato. Per cui questo lavoro di ricerca, di grande ricerca, perché la bibliografia è molto corposa, è sicuramente un lavoro ben fatto da Guido Lo Russo, quindi complimenti. Ma chi è Guido Lo Russo? Lo conoscete tutti quanti, io invece che vengo da fuori me lo sono dovuto studiare un pochettino perché poi ci devo convivere in questa serata. Guido Russo è un conversanese di adozione, perché nasce a Mola. A Porto Torres. A Mola ci vado a dormire. Studia al liceo classico di Orazio Falco a Bari, si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia a Bari, si laurea in storia contemporanea con una tesi su Gramsci, ottenendo il massimo dei voti. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri, prendono presso l'Università di Algeria, e contemporaneamente a Milano, presso l'antica società umanitaria di ispirazione curatiana, un concorso per operatore culturale nei centri e servizi culturali di Puglia, e comincia a lavorare così a Bari, a Massafra. Sotto la gestione della Puglia viene trasferita a Conversano e assume l'incarico di direttore del centro servizi culturali, con sede al Monastero di San Benedetto, con sedi periferiche nei comuni di Mora, Cotigliano. Questa carica l'ha mantenuta per 35 anni, complimenti. Nel 98, in base a una convinzione con la Regione Puglia, il comune di sindaco di Conversano, Guido Lo Russo, è chiamato a dirigere la biblioteca civica Vangeli, ubicata nel Monastero di San Giuseppe. E lì è nato il polo bibliotecario e culturale, che è anche attivissimo nel piano delle attività, quindi gestisce mostre storiche, incontri di studio, concerti di musica folk, ispirazione pacifista e libertaria. Nel 2005 sintetizzo un pochettino, esce da voti regionali perché sarebbe molto lungo, e quindi viene a diventare coordinatore del comitato intercittadino per le attività celebrative del 60° anniversario della liberazione. Nel 2006 dal sindaco di Vigliano riceve il ruolo di consulente culturale e rifonda la biblioteca civica, progetta e gestisce il museo dei fischietti in terracotta,
che è il museo dell'immigrazione transoceanica e di tutti gli anesi. Dal 2000 comincia a collaborare con il DeepSec, diretto dal professor Antonio Leusi, qui con noi, e con l'avvocato Mastro Reo, presidente della Fondazione intitolata al Museo di Vanno, scrive tre importanti volumi, una grande mostra documentaria. Non sto a dirvi, c'è un'intera pagina di bibliografia che ha scritto il professor Lorusso, ma sicuramente sono testi che sono facilmente reperibili e forse meriterebbero di entrare nella nostra biblioteca. Potrei citare quelli che sono secondo me più importanti: Le donne, società 800-900 a Conversano, la festa di Sant'Antonio Abate, Maria Marangeli, ha scritto molto per quanto riguarda Maria Marangeli, la Francesca Marangeli, la banda di Conversano è stato oggetto dei suoi libri, il brigantaggio sul destino di Bari, così via, la grande guerra, conversanesi, molesi, rutinianesi, a cui forse questo testo si ricollega, un lavoro egregio che ho letto, che raccoglie tutti i nostri nomi, di tutti i nostri caduti nella Prima Guerra Mondiale. E infine va oltre, per scrivere su Di Vagno, su Matteotti, e due monografie a Peppino Lorusso e a Franco Pascale. Peppino Lorusso è trucidato dai nazisti a Tiene, e Franco Pascale invece è trucidato a Cefalonia. Insomma, questa qui è la sua biografia. Per cui io credo che un applauso se lo merita dunque. Io non vorrei aggiungere altro, perché vorrei lasciarvi un pizzico di curiosità per appunto consigliarvi di leggere, andare a fondo nella lettura di questo libro, però vorrei lasciare adesso la parola alle autorità che sono qui con me, quindi chiederei di rispettare il tempo di una ventina di minuti se possibile, e lascio subito la parola al sindaco. Grazie. Buonasera a tutti. No, io vi dico davvero lungo, anche perché non voglio sottrarre il tempo prezioso che ci regalerà Guido per illustrarci un po' questo suo ultimo lavoro. Noi siamo, ecco, davvero felici e fortunati di avere con noi persone tipo Guido Lorusso. Costituiscono le risorse della nostra terra, risorse culturali che abbiamo il dovere di, tra virgolette, sfruttare quanto più possibile. Perché persone come Guido Lorusso sicuramente ci restituiscono quella che è una dimensione nostra, ci fanno capire le nostre radici, ci fanno comprendere meglio la realtà, credo ci aiutino a vivere un futuro migliore. Ci proiettano nel futuro, però con la consapevolezza del passato, e credo che sia un fatto molto importante. Abbiamo fortemente voluto dedicare questo omaggio conversanese a eventi di qualità, non solo iniziative, ecco, spettacoli, ma anche iniziative culturali valide che fossero in grado, ecco, di arricchirci quanto più possibile. E quindi non possiamo fare a meno di dimenticare episodi della guerra sconosciuti. Sicuramente c'è tanto, ci sarà tanto da apprendere, ma al cospetto, ecco, di tutte queste vicende non possiamo essere attenti e ascoltare in religioso silenzio tutto quello che c'è da sapere e da conoscere su quello che è stato il nostro passato. E al tempo stesso mi rendo conto della importanza di diffondere, anche di parlare soprattutto ai ragazzi che, presi come sono, insomma, dall'enfasi del momento, forse non riescono, non si capacitano di quello che è stato il nostro passato. Cioè è indiscusso che oggi si vive in maniera frenetica il presente e non ci concentriamo molto su quello che invece è stato il nostro passato, quello che è stata la nostra storia. Diceva benissimo il generale D'Accorti, episodi che si sono consumati qui da noi, che sicuramente sconosciuti per gran parte della popolazione conversanese, non solo conversanese, ma che abbiamo il dovere di conoscere. E quindi, ecco il compito di un'amministrazione
che vuole essere un'amministrazione che pensa un attimo oltre al momento contingente, quella di guardare anche a fatti importanti della nostra storia. E quindi, ecco, questa iniziativa, come le altre iniziative che abbiamo avuto condividere con la città. Mi dispiace del clima, sarebbe stato straordinario rendere la città ancora più partecipe in un luogo aperto, insomma all'aperto, quindi far sì che questa nostra iniziativa fosse maggiormente partecipata, però non fa niente, ci accontentiamo lo stesso, cercheremo di ascoltare tutto quello che Guido e i nostri professori Leuzzi ci diranno e saremo ben lieti, ecco, di condividere questa serata. Nell'ottica, ecco, di lasciare un messaggio importante, lasciare delle radici forti e anche, come diceva quel proverbio che l'altro giorno venne citato, beato quel padre che riesce a dare ai propri figli radici e ali. Questa è la cosa più bella che si possa fare per chi, insomma, vuole essere protagonista di un futuro migliore. Grazie a tutti e grazie soprattutto ai nostri ospiti. Grazie Sindaco, grazie Sindaco. Sì, sicuramente queste iniziative sono preziose nell'ambito degli eventi culturali di Conversano. Il Maggio Conversanese sicuramente è un'eccellenza in questo periodo, nonostante il tempo, però forse con tutti i fiori un po' d'acqua serve, peccato per le ciliegie. Lascio la parola al professor Leuzzi. Buonasera, mi chiedo scusa se resto seduto. Devo ringraziare Guido La Russa e anche l'amministrazione per aver pensato a un tema che in tutto il mondo è ancora oggi oggetto di vaste ricerche storiche. E noi in Italia utilizziamo solo le ricorrenze, però merito di questo straordinario ricercatore che Guido La Russa di aver recuperato, diciamo, un'attenzione che dopo le ricorrenze sembra un po' svanire. Ecco, dico questo perché sembra che quello che possiamo considerare uno dei grandi momenti della storia del Novecento, che ha modificato l'intera storia, ecco, del Novecento, poi chissà perché nella nostra ricerca, nel recupero della memoria, resta ai margini. Entro subito nel vivo del tema, partendo dal titolo di questa bella narrazione di Guido La Russa, La grande guerra sconosciuta. È sconosciuta perché solo con molto ritardo si è posta l'attenzione su un fronte di guerra, quella sul mare, che coinvolge direttamente la Puglia. La Puglia è la zona di guerra e tutti i paesi della costa, compreso Conversano, Montigliano, eccetera, ancora prima dell'entrata in guerra, subiscono una mobilitazione senza precedenti. Ovviamente, ecco l'importanza di Guido La Russa, che ha dedicato più di 20 anni di ricerca su questi temi, è partito da alcune mostre significative sulla Grande Guerra, coinvolgendo Mola, Rutiliano, Conversano, e indicando sin da allora, ecco, gli aspetti sconosciuti. Ecco, l'aspetto sconosciuto è questo: la guerra sul mare è un fronte di guerra, è un fronte di guerra che determina moltissimi cambiamenti, non solo sull'altra sponda dell'Adriatico, pensate all'Albania, alla Jugoslavia, l'Italia è in
questo libro viene messo immediatamente in luce, e salva l'esercito serbo, aiuta la costruzione delle nazionalità sulla trasfondo dell'Adriatica, ricostruisce l'Albania che è in una situazione, per le prime strade costruite in Albania vengono, si caratterizzano per l'impegno del genio militare. Ecco, questi sono aspetti delle conseguenze della guerra, in questo caso il positivo, che spesso vengono dimenticate. Pensate che negli archivi albanesi vi sono fondi fotografici sulla costruzione di strade che erano inesistenti. E naturalmente qui c'è poi tutto un discorso molto complesso, perché lo Russo nelle sue ricerche ha affrontato. Pensate che il consiglio provinciale di Bari, che allora aveva personaggi formidabili, citiamo Gaetano Salvemini, Gaetano Salvemini sosteneva la necessità, ecco, di guardare sull'altra sponda dell'Adriatico non con gli occhi di un nazionalismo aggressivo, ma di un paese che tenta di costruire un ponte, tenta di determinare nuove situazioni, diciamo la costruzione di un'Europa diversa, non l'Europa, ecco, arcaica degli imperi, ma l'Europa delle nazionalità. E gli Stati Uniti d'America, secondo le università più importanti, ad Harvard, si continua a studiare Salvemini come grande storico, di quella che non solo diceva del primo conflitto mondiale. Pensate a un saggio come La questione adriatica, che è un saggio attualissimo, pressoché sconosciuto sia nelle nostre università ma anche nelle nostre scuole. Vi erano storici e geografi, Carlo Maranelli e Guido, è stato un profondo conoscitore, che allora hanno organizzato addirittura la società umanitaria, e che sostenevano la tesi che l'Italia ha bisogno di grandi relazioni commerciali, non ha bisogno di inasprire i conflitti, ma la guerra deve essere una guerra liberatrice, una guerra che deve creare nuove condizioni di vita laddove ci sono situazioni estremamente difficili ed arcaiche. Però ecco, la lezione di Salvemini è rimasta in argine. Però la guerra agisce in profondità, e Guido mette in luce la funzione che hanno avuto i porti pugliesi, non solo nell'aver garantito a Francia e Inghilterra in tutta l'area mediterranea, sono porti che con la nostra marina militare hanno svolto un'enorme funzione nel primo conflitto mondiale, e non fosse altro che il blocco di Otranto, dove partecipa non solo la marina militare ma anche la nostra marineria civile. E sono aspetti che sono stati trascurati. Voi pensate che la Puglia, nel momento in cui sin dal 14, ma poi dall'entrata in guerra un anno dopo, nel 15, voglio dire, è costretta a sospendere moltissime attività. Tutte le attività di pesca subiscono un'interruzione, e tutta la marineria civile viene subordinata a quelle che furono esigenze di carattere strategico. Ecco, e naturalmente la guerra determina sia gli effetti negativi del conflitto, ma nel lungo periodo vedremo che tutta l'organizzazione dei cantieri navali sarà uno degli aspetti che è obbligo della ricerca storica mettere a frutto. E Guido ovviamente affronta temi poco conosciuti. In generale ha fatto riferimento alla sanità militare, ma ai grandi progressi che la medicina, la chirurgia, la traumatologia, l'ortopedia, che creano una nuova situazione in Puglia. Conversare sarà all'avanguardia in tutto questo, con questo valente chirurgo, ma si può dire che la facoltà di medicina dell'Università di Bari, che nasce tra il 24 e il 25, ma le premesse nascono dal primo conflitto mondiale.
grandi scuole di chirurgia nascono dalla sanità militare, ecco, in questo periodo. D'altronde sarà proprio un generale medico barese che sconfiggerà al fronte le grandi epidemie, perché la guerra provoca questo, provoca grandi epidemie tra i combattenti, però epidemie che si trasferiscono, voglio dire, nella vita civile, sul cosiddetto fronte interno. E su questo Guido ha aperto delle piste, ma 20 anni fa, ora ne sappiamo di più su tutta l'organizzazione sanitaria, ma su un altro versante che coinvolge direttamente Conversano e che vede Conversano all'avanguardia, ad esempio quello dei profughi. Dico all'avanguardia perché Conversano ha avuto il merito non solo nel primo conflitto mondiale, ma anche nel secondo conflitto mondiale, di aver aperto le porte ai profughi. Si è citato Cozze è stata il grande punto di riferimento del salvataggio degli ebrei nel secondo conflitto mondiale, ancora molte casse del centro storico di Cozze, ecco, lì c'è, diciamo, una grande memoria, ma una grande memoria, cioè venendo da Rettigliano nell'isola, è stata l'accoglienza ai profughi veneti e alle famiglie venete, soprattutto alle donne e ai bambini, le donne che subiscono le conseguenze peggiori della guerra. Qui forse varrebbe la pena aprire una piccola parentesi, ma nella narrazione tutto questo c'è. E voi pensate che la guerra la sostiene il fronte interno, gli uomini sono tutti al fronte e sono le donne che devono sostenere gli uomini nella vita lavorativa, ma nella vita quotidiana. Spesso noi non consideriamo questo aspetto. Guido Russo ha avuto il grande merito di addirittura costituire i laboratori della memoria, raccogliendo, diciamo, sia nella Biblioteca Nazionale, ma attraverso il suo lavoro di ricercatore, fonti straordinarie. Ecco, non abbiamo qui il tempo per aprire un discorso estremamente importante, soprattutto per il lavoro degli insegnanti, ma anche per la formazione degli studenti, perché la guerra, ecco, tra virgolette, il primo conflitto, la grande guerra, ha questa modernità, apre, diciamo, alla modernità, apre all'intervento delle donne nella vita lavorativa, nella vita sociale, nella vita, pensate, anche politica. Addirittura nel 1919 vennero fuori alcune proposte legislative per estendere alle donne, ecco, il diritto di voto. Forse se ci fosse stato, diciamo, questa conquista che verrà dopo il secondo conflitto mondiale, verrà il 2 giugno del 1946, forse non avremmo avuto un esito così tragico, diciamo, di un regime autoritario. Ma questa è un'altra storia. Ecco, questo per dire gli aspetti sconosciuti, questo bel titolo, vuol dire, che Guido Russo, l'editore, questo giovanissimo editore, hanno voluto segnare per restituire una memoria in primo luogo a questa città e a paesi vicini, ma per restituire una memoria all'intera realtà regionale, perché sono tantissimi gli aspetti di metodo che ci consentono di alzare lo sguardo. E pensate che quando si parla dei porti pugliesi, Brindisi tanto, ma Bari, Bari svolge tutta la marineria di Bari, ha una caratterizzazione, diciamo, molto alta in quelle che sono state le operazioni umanitarie. Ecco, il discorso sui profughi del conflitto mondiale, cioè il Veneto, il Trentino e il Nord dovrebbe esserci grato per questo aspetto, grato anche per tanti altri aspetti, per la storia dell'unità. Questo serve a capire come il primo conflitto mondiale è stata questa grande mobilitazione di tutta una nazione, voglio dire, per cui i meridionali hanno difeso le frontiere del nord, del nord-est, e hanno pagato un prezzo altissimo, non fosse altro che persino nelle contrade più sperdute della Puglia, voglio dire, non solo nei paesi dove ci sono dei bellissimi monumenti, quello che conversavamo, ha un grande valore, un grande significato, non solo della memoria, ma
grande significato architettonico, ma persino nelle nostre contrade ci sono i monumenti ai combattenti, perché ecco, questa mobilitazione di carattere nazionale che avrà poi nell'immediato dopoguerra effetti anche significativi, spesso noi non li consideriamo. Cioè la Grande Guerra ha consentito a tutti di unificare il paese, di unificarlo anche dal punto di vista linguistico. E questi sono processi, non sono processi lunghi, sono processi che noi abbiamo il dovere, ecco, di non solo di recuperare, ma di renderli, voglio dire, con linguaggi. Ecco, Guido usa una narrazione efficacissima, ma di estendere lo sguardo a quegli aspetti, vuol dire, che la guerra modifica e cambia radicalmente. Ecco, quella della sanità militare è un grande campo di studi, su cui qualche giovane ricercatore, ecco, si sta orientando, ma pensate che il generale Bonomo ha debellato quelli che erano e ha affrontato il discorso non solo su Covera, che mieteva vittime a fronte, ma il problema del Covera è stato uno dei problemi endemici non solo del capoluogo pugliese di Bari, è stato uno dei problemi endemici della Puglia addirittura sino agli anni 70, ancora nel 73 abbiamo conseguenze di questo tipo. Quindi pensate come gli studi sulla Grande Guerra abbiano un grande significato. Abbiamo fatto riferimento a una scuola di chirurgia che a Bari parte da Righetti, va a De Blasio, arriva a Marinaccio, e tutta la storia della medicina dell'Università di Barese, che ha come fondamento, ecco, la guerra, ma anche la trasformazione. E voi pensate che, alla diffusione delle strutture ospedaliere, e la Grande Guerra e l'organizzazione della Grande Guerra dopo, con un altro evento che è ancora poco trascurato, la funzione che ha avuto poi la spagnola, e qui credo che anche su questo aspetto Guido Russo ha accumulato studi e ricerche di grande attualità. Ecco, io non la vorrei fare lunga perché sono gli stimoli che vengono fuori da questa lettura, una lettura molto, molto agile, però arricchita da una bibliografia, da una densa bibliografia e da temi di ricerca che andrebbero tutti ripresi. Io sono convinto che Guido possa ancora dare molto a una grande biblioteca come la Biblioteca Comunale di Conversano, ma all'intera ricerca, quella che tenta di portare avanti il nostro istituto. Il nostro istituto è stato fondato da Tommaso Fiore. Tommaso Fiore è stato un prigioniero di guerra, e nel tema si affronta anche questo aspetto. I prigionieri di guerra che sono stati addirittura oscurati dalla ricerca storica, e ne sono morti a centinaia di migliaia nei campi di concentramento. Le stesse idee del campo di concentramento, noi consideriamo nel gennaio, il 28 gennaio, quando c'è il giorno della memoria, affrontiamo, e soprattutto gli insegnanti affrontano, voglio dire, il tema, ecco, dei lager, eccetera, ma sui prigionieri c'è un enorme silenzio. Su i prigionieri e le vittime del primo conflitto mondiale, e ha fatto bene quindi lo Russo a ricordare i campi di concentramento che erano qui. Per D'Altamura gli austriaci, i prigionieri, non ne sono usciti vivi, non ne sono usciti vivi tanti nostri soldati che erano nei campi in Austria e in Germania. E Tommaso Fiore scrive uno dei grandi testi, voglio dire, si chiama Alla giornata, voglio dire, uccidi è un'altra, ma Alla giornata è il memoriale del campo di concentramento in cui è stato deportato Tommaso Fiore. È uno dei campi di concentramento che ritorna alla memoria del secondo conflitto mondiale. Sarà Godetti nel 1919 a pubblicare questo testo, che la cultura, la storiografia, la ricerca pugliese ha pressoché dimenticato. Questo, ecco, l'importanza di questo testo, perché mette in moto o ci stimola gli istituti di ricerca a non a
considerare solo il primo conflitto mondiale come un esercizio retorico in occasione delle ricorrenze. Pensate che negli Stati Uniti il ricordo del primo conflitto mondiale, sia dal punto di vista istituzionale, e credo che l'Organizzazione di Siena l'ha fatto bene, sì, a presiedere una giornata di riflessione come questa, voglio dire, perché la memoria delle guerre sono memorie sacre da un punto di vista non solo culturale, ma da un punto di vista civile e istituzionale. Noi abbiamo i sacrali, abbiamo addirittura il primo conflitto mondiale, pensate al museo, al Marinaio che sta a Brindisi, dove ci sono centinaia e migliaia di nomi segnati in quella che è la guerra sul mare, una guerra poco conosciuta, ma abbiamo i sacrali di caduti d'oltremare che parte dal primo conflitto mondiale e attraverso quelle che sono le guerre che hanno determinato gravissimi problemi nel paese. E chiudo con un aspetto, partendo dal suggerimento che viene da questa bellissima iniziativa culturale e musicale: il pacifismo è stato una delle componenti del primo conflitto mondiale, è pressoché sconosciuto. Noi abbiamo, prima della guerra, nel corso della guerra, rivolte, continue rivolte contro la guerra, che vengono soffocate dalla censura, vengono oscurate dalla censura, ecco la guerra sconosciuta, e sono rivolte spontanee. C'era sì un'opposizione alla guerra che scaturiva da posizioni di carattere rivoluzionario, ma c'era un'opposizione alla guerra della gente comune, della gente che nel 1917-1918 si trovava in condizioni disperate, in condizioni spaventose, sono aspetti, che abbiamo il dovere, la ricerca storica non può arrestarsi di fronte a nulla, questi aspetti sono stati soffocati dai prefetti o dalle autorità militari del tempo, eccetera, che ovviamente dovevano far fronte anche a quelle che erano le emergenze, le gravissime emergenze, però pensate che l'emergenza alimentare che si manifesta nel corso della guerra, i medici, gli studiosi dicono, sarà alla base di quella che è un'epidemia tra le più spaventose, perché le difese organiche degli individui si erano abbassate nel corso della guerra, e nel corso della guerra la condizione del fronte interno è una delle situazioni più spaventose. Pensate che si ricorre ai prigionieri di guerra perché non si riusciva a raccogliere il grano in questi mesi, e il motivo per cui alcune amministrazioni comunali tipo Castellana, Ostuni, eccetera, o la stessa Altamura, si utilizzano i prigionieri di guerra per il lavoro nei campi. Quindi la guerra è un grande laboratorio di studio e di riflessione, e naturalmente oggi lo possiamo fare con grande serenità perché abbiamo alcune tutele, e sono le tutele della nostra Costituzione, sono le tutele dell'articolo 10 per quanto riguarda i profughi e i rifugiati. Conversano ha questa grande storia alle spalle, ma è anche l'articolo 11 che l'Italia tributa la guerra. Grazie. Grazie professor Rossi, io volevo soltanto aggiungere poche note a quello che lei ha detto, le riferisco a quella che è la mia esperienza come ho già aggiornato di lavoro e di studio. Una realtà complessa, siamo a 100 anni ormai trascorsi dalla prima guerra mondiale, ma ne conosciamo ancora oggi molto poco. Pensate per esempio a quello che ha accennato il professore, ai lavoro nei campi. Quando ero in servizio mi è stato chiesto dal Ministero della Difesa di individuare per un riconoscimento comune una famiglia che avesse avuto 3 figli morti in guerra. Io ne ho censite 8 a livello nazionale che hanno perso dai 7 ai 9 figli. Quindi puoi immaginare che cos'è avere una famiglia, avere 9 figli, 8 figli, 7 figli che lavorano nei campi e un bel giorno vederli partire e non vederli tornare più.
questa è una guerra che non è soltanto lontana dal fronte del nord-est, ma è la guerra che era nei nostri campi, nel nostro territorio, nel nostro terreno. Tralasciando le considerazioni di ordine politico, dopo questa guerra i governi decidono di costituire in ambito territoriale i famosi parchi della rimembranza, ogni albero intestato a un caduto del comune. Ecco, queste sono le cose che rendono vive il concetto della tradizione e della memoria, che vanno recuperate, vanno alimentate, perché io ricordo qualche narrazione di mio nonno ed è una narrazione lontana, i nostri figli sicuramente non hanno idea di quello che vuol dire il sacrificio che è stato fatto, si facevano i morti in guerra perché gli ordini non riuscivano ad essere compresi per la differenza di linguaggio, chi parlava dialetto non riusciva a capire quell'altro che a fianco da cui dipendeva la propria vita e parlava un altro dialetto. Le maggiori medaglie d'oro sono ai nostri tenenti, sottotenenti, perché dovevano dare l'esempio, uscivano per primi armati con la pistola ed erano i primi a cadere. Quindi queste realtà vanno sicuramente riconsiderate, rese vive, trasferite ai nostri ragazzi, perché continuano il lavoro che fa Capitolo Rosso. E questo libro io quasi quasi lo intendo come un testimone che va passato nelle scuole, negli educatori, perché possano poi essere ripresi questi concetti e alimentati, perché fanno parte, come si diceva, della nostra, del nostro sociale, del nostro tessuto, della nostra Costituzione. Bene, andiamo avanti. Io lascerei la parola, contrariamente al professore, mi consente di un attimino di sforare dalla scaletta. Lascio la parola all'assessore per un minuto e poi dare un saluto. Più che un saluto, perché il saluto l'ha dato il sindaco, evidenziando la necessità, proprio la necessità di questi appuntamenti culturali di questo tipo, diciamo, io a prescindere dalla funzione che svolgo in questo momento sono emotivamente coinvolto in questo per le ragioni che Guido conosce, perché insieme abbiamo organizzato 2 anni fa, nel novembre del 2017, un incontro ricordare un nonno che a me non ha mai potuto raccontare nulla, che è morto durante la prima guerra mondiale, e che naturalmente, anziché dirgli qualcosa, ha ascoltato qualcosa che in quell'occasione gli ho detto io attraverso una lettera, diciamo una lettera postuma naturalmente, che Guido ha voluto inserire in questa pubblicazione, e di questo lo ringrazio pubblicamente, perché per me è sicuramente un onore. Mi sono, come dire, all'epoca inventato una lettera, cioè quello che avrei sempre voluto dire a mio nonno l'ho fatto, addirittura si ritrova adesso in una pubblicazione. Questo mi rende, come dire, il pensiero che ho avuto insieme a tanti amici, soprattutto con Guido, con il sindaco, che diciamo il cui ragazzo, il cui figlio, anche in quell'occasione portò una testimonianza straordinaria. Quindi questo pensiero di Guido mi conforta e mi fa dire che, nonostante, diciamo, la difficoltà del contatto in questi giorni, che sicuramente avrei capito non è dettata dalla mancata volontà a volte di rispondere, ma soprattutto dalla frenesia degli incontri che stiamo facendo, e soprattutto da quello che in questo momento questa città è diventata rispetto all'arredo urbano, che è stata, diciamo, è una caratteristica in questi giorni di questo paese, che vogliamo continuare anche nel tempo, perché maggio finisce, ma la bellezza dei nostri luoghi, dei nostri fiori, dei nostri prodotti tipici non finisce sicuramente con maggio. Per cui, Guido, grazie per davvero per aver inserito questa mia testimonianza, ma soprattutto grazie per quello che tu dai a questa città. Il sindaco ha detto bene, tu, possiamo dirlo, sei un'istituzione in questa città, e noi per questo ti invogliamo a continuare sempre di più con la ricerca, con le iniziative, con quello che ci riuscirai ancora a proporre, perché le cose che tu ci proponi a noi piacciono molto e vorremmo coltivarle ancora di più. Grazie, grazie per davvero e buon lavoro. Qualche cosa generale, chiedo scusa per questo piccolo. Professore, c'è stata da parte mia una grave, gravissima dimenticanza.
perché tra gli aspetti poco conosciuti c'è quello che è una figura simbolo della, della storia non solo di questa città ma addirittura della storia nazionale, che è il primo deputato che perde la vita, ecco, nel, ancora prima dell'avvento della dittatura, che è Giuseppe Di Vagni, perché Guido ricostruisce la figura di Giuseppe Di Vagno in quelli che sono stati i grandi momenti della mobilitazione civile, della mobilitazione anche di carattere militare, e pensate, lui ha recuperato i grandi articoli di Di Vagno, voglio dire, nel momento più difficile della guerra, perché Di Vagno era fortemente preoccupato, voglio dire, della vita civile, del tessuto della vita civile, e lui ha subito delle aggressioni in pieno consiglio provinciale insieme a Salvemini, solo che per fortuna Salvemini negli Stati Uniti ha trovato la ricerca che lo ha proiettato come il più grande storico, uno dei più grandi storici a livello mondiale, tuttavia la figura di Vagno è stata più oggetto di discussioni, di polemiche, persino nella sua città natale. Guido De Russo ha il grande merito di far emergere la figura di Vagno in uno dei momenti più difficili. Lui mette a disposizione le sue capacità politiche, culturali, organizzative per far fronte ai bisogni comuni della gente comune, ed è uno dei grandi protagonisti della costruzione dell'umanitaria, diciamo, una figura che Guido De Russo ha il merito di sganciare dalle solite rappresentazioni, diciamo, politiche e ideologiche e proiettarle in quello che rappresenta l'aspetto più significativo e più importante e più alto della storia, cioè l'apporto che ha dato, diciamo, questo martire della violenza, voglio dire, che richiederebbe ancora oggi non solo molti studi, ma un significato di carattere generale per sottrarle a quelle che sono state anche in passato valutazioni considerate solo oggetto di studio, diciamo, sotto il profilo politico. Ha questo grande merito Guido De Russo di proiettare la figura di Di Vagno sui grandi eventi della storia nazionale e internazionale. Grazie per questo ulteriore contributo. Professore, devo andare in deroga, lei mi ha fatto l'errore di darmi il microfono, quindi in deroga al programma le devo chiedere un minuto, perché la Croce Rossa dovrebbe anche lei essere presente e salutare. Avevo accennato prima del Sacrario di Reti Puglia. Il Sacrario di Reti Puglia ha un unico riquadro, in ogni riquadro ci sono quattro caduti o più di quattro. Un unico riquadro è dedicato alla Croce Rossina Margherita Kaiser Parodi. Non è morta in guerra questa ragazza, aveva 21 anni quando è morta, è morta per un'epidemia. Ma lei è stata ferma fino al suo posto anche dopo la guerra, perché la missione che veniva svolta sul campo delle Croce Rossine, quindi della Croce Rossa, era una missione di assoluta preminenza, assoluta importanza. Quindi grazie per l'intervento alla sorella tenente Carmen Geco, che voleva appunto perdere un minuto con noi per salutare. Grazie. Sì, grazie. Non potevo mancare, e stasera sono qui a rappresentare l'ispettrice regionale, sorella Renata Fucchino, la quale mi ha pregato e mi ha onorato di porgervi non solo i suoi saluti, ma soprattutto il ringraziamento a lei, professor De Russo, perché ci ha citate in questo suo lavoro. È per noi un onore, perché sappiamo che da sempre le infermiere volontarie affiancano le forze armate, e quindi, ecco, soprattutto le sorelle della nostra terra hanno contribuito e hanno lavorato insieme alle forze armate, e quindi hanno partecipato ai conflitti. Per questo, ecco, ovviamente i sentimenti che animano le infermiere volontarie sono, come dire, si rinnovano e sono sempre presenti, e le infermiere volontarie tutt'oggi
collaborano con le forze armate e quindi ecco, ci onora l'idea di sapere che qualcuno si interessi alla nostra storia e al nostro lavoro. Grazie professore. E adesso entriamo nel vivo del libro di questa pubblicazione. Sentiamo le parole dell'autore del libro. Professore, prego. Sì, io devo innanzitutto ringraziare diverse persone. Ringrazio il generale D'Accolti, il generale Montolesi, il colonnello Cosimo Lerario, perché hanno voluto impreziosire con delle loro note introduttive il mio volume. E ringrazio anche il sindaco e l'assessore al turismo Gianluigi Rotondo perché sono qui presenti anche in modo affettuoso. E poi c'è l'assessore Magistà che è l'assessore alla cultura del comune di Conversano e ringrazio anche lui moltissimo. E dico ringrazio queste persone perché sono qui presenti ma anche perché hanno voluto dare il patrocinio a questa manifestazione. Allo stesso modo ringrazio la sorella tenente Carmen Genco del Corpo Infermiere Volontari della Croce Rossa di Puglia che ha preso la parola un attimo fa e che è qui presente e anche lei è affettuosamente presente. Ringrazio i tanti che mi sono stati preziosi nel corso delle ricerche, fra tutti Franco Cicorella, che è un operatore culturale multimediale bravissimo, e gli operatori della Biblioteca Civica, la dottoressa Pasqua Savino, che è qui presente, i miei fratelli Roberto e Rosario Lorus, che mi hanno dato una mano nella bibliografia, alcuni miei nipoti, gli amici dell'Associazione Demos, dell'Associazione Culturale Demos di Conversano, e grazie anche alla dottoressa Stefania Liberini, responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune di Conversano. Un grazie di cuore anche alla dottoressa Ilaria Di Palma, che è qui presente, e alla dottoressa Anna Maria Candela. E un grazie infinito ad Antonio Rene e a Magda Ramunni, che fra poco ci faranno ascoltare attraverso la loro voce dei brani tratti dal libro. E così ringrazio Laura e Caterina Custodero che con la loro presenza e con il loro intervento musicale sicuramente danno luce e lustro a questa serata. Grazie infine a Peppino e ad Andrea Ponticelli, titolari delle edizioni del Sud, di Bari che si sono fatti carico della stampa di questo volume, che non è stato un volume semplice da costruire perché questo volume è nato in parte attraverso dei convegni di studio, quindi c'erano delle relazioni che sono poi diventate dei testi, dei capitoli con delle note aggiuntive, eccetera. E un grazie a tutti voi che siete qui presenti questa sera in questa tornata del Maggio Conversanese edizione 2019 che prima abbiamo voluto omaggiare attraverso l'intervento musicale di Laura e Caterina Custodio. Io devo ritornare su alcuni punti che sono stati in qualche modo anche toccati dai relatori che mi hanno preceduto per via del fatto che mi compete questa cosa. Ma voglio dire subito, ma la cosa è stata già in qualche modo detta, che il volume che ho curato e che ho redatto ha tre punti fermi, prende le mostre da tre punti fermi. Innanzitutto la mostra la Grande Guerra, Moresi, Conversanese e Lucchinese negli anni della Grande Guerra, stampato per i tipi delle arti grafiche Cisci di Conversano nel 2001 e poi l'incontro culturale, lo ricordava poco fa l'assessore Rotondo, Nonni a Vent'anni, che si tenne nel novembre del 2017 presso la Casa delle Arti di Conversano, organizzata dalla Demos e dal Club UNESCO. E poi l'ultima attività, il convegno di studi intitolato La sanità militare e il ruolo della Croce Rossa in terra di Bari durante i anni della Grande Guerra, che si è sviluppato in due giornate contigue il 5 e il 6 maggio dello scorso anno a Conversano e a Mora. Prendendo spunto e spinta dalle risultanze e dagli atti di queste manifestazioni mi è venuta voglia, come avete intuito, di proseguire nelle ricerche, così alla fine è nato questo volume intitolato La Grande Guerra Sconosciuta, è stato stampato ovviamente dalle edizioni del Sud di Bari. Il volume di
di circa 160 pagine, no, di 160 pagine circa, molte delle quali riportanti materiali iconografici a colori, propone nella copertina una straordinaria tavola realizzata da Achille Beltrame, che è stato lo storico disegnatore delle copertine della Domenica del Corriere dai tempi della guerra libica fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questa copertina con il disegno, con la tavola di Beltrame, raffigura un attacco all'arma bianca, cioè alla baionetta, dei reali carabinieri contro gli austriaci sulle pendici del Podgora nel 1916. Ci fu una battaglia tremenda lì. Mentre nella quarta di copertina viene riportato uno straordinario disegno di Golia, è uno pseudonimo Golia, è uno straordinario disegnatore anche lui, e nella quarta di copertina c'è un disegno caricaturale che raffigura tre figure importanti della Grande Guerra, e cioè Francesco Giuseppe, Guida dell'Impero Asburgico, poi c'è la figura di Guglielmo II, Kaiser di Germania, e quella di Mehmet VI, Gran Sultano dell'Impero Turco. Sono tutti e tre alleati queste grandi potenze, e sono facce alleate e stralunate insieme, ma hanno una grande forza caricaturale queste figure per merito di Golia. Il volume, che raccoglie 26 capitoli, riporta alla luce nella prima parte episodi e avvenimenti storici tutti rivenienti dalla prima guerra mondiale, come è stato detto, molti dei quali purtroppo misconosciuti soprattutto nel mondo scolastico, ma direi anche all'università. E sono episodi fatti volutamente cadere nel dimenticatoio della storia per motivi di carattere in parte politico e in parte religioso. Nella seconda parte del volume vi sono alcuni importanti capitoli dedicati alla sanità militare, alla Croce Rossa e alla cosiddetta medicina di guerra, che fa passi in avanti, moltissimi passi in avanti nella guerra, c'è questo aspetto che è emerso. L'ultima parte del libro presenta note e riflessioni sempre in rapporto alla Grande Guerra su cinema, letteratura, spettacolo, poesia dialettale e canti pacifisti e militaristi. In appendice, ma in dignitoso risalto, vengono ricordati prima il professor Camillo De Luca, e qui c'è la compagna, la moglie del professor Camillo De Luca, la dottoressa Anna Maria Baldassarre, è qui presente, è venuta da Bari apposta. E Camillo De Luca, che è stato medaglia d'oro e fondatore della Croce Rossa barese e pugliese, e poi viene ricordato, come ha ricordato Gianluigi, il soldato conversanese Michele Rotunno, deceduto nel novembre del 16 in seguito a gravissime ferite contratte in una difficilissima battaglia vissuta a Cesasi sul Monte Sabotino. Il libro termina con l'ultima pagina riportante il testo, questa cosa non è stata detta da nessuno, la dico io, riportante in vernacolo romano, cioè in dialetto romanesco, una straordinaria poesia del grande Tirussa intitolata Ninna Nanna della guerra, che è un po' la sintesi veritiera e ineccepibile di ciò che è stata in realtà la prima guerra mondiale. Non so se poi sarà possibile leggerla questa poesia in dialetto romanesco, credo proprio di no, però peccato. Devo fortemente sottolineare un altro aspetto importante del volume, e cioè che questo raccoglie nel suo complesso un corpus iconografico, fotografico e artistico documentario d'epoca inedito e di spessore storico e culturale notevole, il quale va a corredare e ad illustrare tutti i temi che vengono via via svolti attraverso i diversi capitoli del volume. Il corpus consente di passare rapidamente in rassegna i diversi episodi storici sviluppati, insomma, per dirla con poche parole, è una sorta di ricerca nella ricerca. Voglio dire che ogni evento viene sempre confermato puntualmente, rigorosamente, da un ampio ventaglio di materiali iconografici e documentari. Il volume, come è stato già detto, riesce a riportare alla luce fatti e avvenimenti storici della prima guerra mondiale lasciati cadere sotto silenzio, e presenta, questo voglio sottolineare, due facce ben correlate fra loro.
Da un lato, primo, da un lato fa emergere chiaramente che la Regione Puglia, è stato detto questo, durante la Prima Guerra Mondiale ha avuto un ruolo di straordinaria importanza dal punto di vista strategico, militare e sanitario. Proiettata com'è, con i suoi grandi porti di Taranto, Brindisi e Bari, verso l'area balcanica e verso l'area greco-mediterranea. E dall'altro, secondo punto, non perde mai di vista il volume, il quadro storico nazionale ed europeo, all'interno del quale prendono corpo in peso specifico non poche vicende straordinarie e tragiche insieme. Le vicende che fanno della Puglia un'area importante rispetto alle altre regioni meridionali sono tante, conviene perciò che io mi soffermi soltanto su quelle più eclatanti. Voglio ricordare, come d'altra parte è stato già detto, comunque tocca anche a me dirlo questa cosa, voglio ricordare il salvataggio dei resti dell'esercito serbo, sbaragliato dai bulgari e degli austriaci e incalzato fin sulle coste albanesi, dove noi inviamo prima un corpo di spedizione di 200.000 soldati e poi le navi della Marina Militare, anche quelle della Società di Navigazione Puglia che ha sede a Bari, e che riescono con numerosi viaggi e crociere a salvare, pensate un po', 150.000 soldati serbi con in testa il loro re Pietro e 100.000 profughi serbi. L'esercito serbo viene poi rifocillato nei grandi porti pugliesi, ma subito dopo trasferito nell'isola di Corfù e qui viene ricombattato militarmente in pochi mesi e spostato poi in Macedonia a dar man forte ai francesi e agli inglesi che a Salonicco hanno aperto un altro fronte di guerra con la Grande Armée d'Oriente. E hanno aperto un fronte quindi contro i turchi e contro i bulgari, perché lo scopo è quello di riconquistare la Serbia che è stata occupata dalle forze degli imperi centrali. E poiché i turchi a Salonicco rendono la vita molto difficile alle forze dell'intesa, queste richiedono ad un certo punto al governo italiano un sostegno militare. E il governo italiano stabilisce ad un certo punto di inviare al fronte di Salonicco appunto un corpo di spedizione di ben 50.000 uomini sotto il comando del generale Nino Bertotti. Io ricordo che rimasi stupito una quindicina d'anni fa quando nel satellite di Bari trovavo per la Prima Guerra Mondiale caduti a Salonicco, e non riuscivo a capire perché questo accadeva, era accaduto. E adesso poi con la ricerca poi si sono chiarite tante cose. Il trasferimento delle truppe italiane in Macedonia, il rientro dei feriti, il trasporto delle vettovaglie e delle munizioni avviene sempre necessariamente con navi che fanno capo ai grandi porti di Taranto, Brindisi e Bari. La Puglia diventa subito, come è stato detto, una regione che vive molto da vicino alla guerra. D'altra parte numerosi sono gli attacchi austro-tedeschi condotti su tutte le sue città costiere di Puglia, attacchi che vengono portati continuamente dal cielo e dal mare nel 15, nel 16 e nel 17. E proprio per rispondere, come ha ricordato il generale D'Accolti, alle continue e pesanti incursioni sulle coste pugliesi, Gabriele D'Annunzio si fa promotore di un riuscitissimo raid aereo con aerei Caproni, bombardieri più potenti dell'epoca, erano i bombardieri italiani. Si fa promotore di un raid aereo con partenza dal campo sterrato dall'ora di Gioia del Colle contro la munitissima base autotedesca impiantata nelle inaccessibili bocche di Cattolo che si trovano proprio di fronte alla Puglia e da dove partono ogni giorno idrovolanti, navi e sommergibili pronti a seminare il terrore ovunque nel Mediterraneo. E poi c'è da ricordare l'estenuante battaglia condotta nel basso Adriatico per il controllo del canale d'Otranto. Qui navi di ogni stazza, compresi, come è stato detto, numerosi pescherecci requisiti dai porti di Mola, Monopoli, Molfetta, tentano con lunghe reti metalliche calate in mare da Otranto a Corfù di impedire ai sommergibili tedeschi di penetrare nel mar Mediterraneo, dove vanno a fare strage di navi francesi, inglesi e anche italiane dirette a Salonicco, in Medio Oriente e anche in Africa settentrionale, perché non dobbiamo dimenticare che l'Italia nel 12 ha conquistato la Libia con il comandante Canevo, con il generale Canevo, e quindi noi abbiamo anche i problemi di contatti e di rapporti con la Libia,
è una nostra colonia durante la prima guerra mondiale. Infine devo registrare due tragici eventi verificatisi in Puglia, come è stato già detto, precisamente l'affondamento per l'esplosione da sabotaggio delle due navi più potenti della Marina italiana, la corazzata Benedetto Brim, che salta in aria nel 15 nel porto di Brindisi e muoiono, pensate un po', quasi 500 uomini dell'equipaggio. E poi l'affondamento per esplosione anche della corazzata Leonardo da Vinci, che era una corazzata modello di recentissima costruzione in quell'epoca, salta in aria nel Mar Piccolo di Taranto nel 16 e anche qui muoiono, pensate un po', 400 uomini dell'equipaggio. In realtà questi due tragici eventi hanno già una valenza di carattere europeo e internazionale. Essendo coinvolti i servizi segreti austro-tedeschi, che hanno impiantato una grande base nella città di Zurigo e che hanno come principale punto di riferimento in Italia un alto prelato nel Vaticano, del Vaticano. Si tratta di Monsignor Rudolf Gerwald, di origine bavarese, spia al servizio degli imperi centrali, stabilitosi saldamente nella città del Vaticano in quanto nominato da Papa Benedetto XV, suo cappellano segreto e suo cameriere di letto. Al di là delle vicende che toccano la Puglia nel volume, sono presentati tanti altri avvenimenti di livello nazionale ed europeo, che poi sono caduti nel dimenticatoio della storia con l'avvento del regime fascista e anche con il passare del tempo. Un fatto storico di grandissimo rilievo, ce ne faranno poi sentire una parte i nostri lettori, è legato alla sconfitta di Caporetto e al generale Raffaele Cadorna. Questo attribuisce per la pesantissima disfatta, pur di salvare la faccia e i suoi gradi, ai nostri soldati, colpevoli a suo avviso, di essersi arresi al nemico senza combattere. Cadorna, legato a doppio filo con il ministro Sidney Sonnino, convince il governo, pensate un po', a bloccare qualsiasi intervento della Croce Rossa a favore dei prigionieri italiani rinchiusi in gran numero nei campi di concentramento dislocati in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Austria e in Germania. Sono campi gelidi dove si soffre il freddo. E questa cosa, questo non intervento della Croce Rossa per l'imposizione di Cadorna, che trova spazio nel governo, comportò la morte per freddo, per fame e per malattie di circa 120.000 uomini, lasciati senza cibare e senza indumenti di lana. E questo fu un vero e proprio genocidio. E sarà Antonio Reno che ci leggerà delle cose in proposito. A questo punto va assolutamente ricordato che all'inizio del 19 la commissione d'inchiesta nominata dal governo subito dopo la sconfitta di Caporetto nel novembre del 17, questa commissione d'inchiesta solo all'inizio del 19 tira fuori dei risultati. E quali sono questi risultati? Stabilisce la commissione d'inchiesta in modo inequivocabile che Cadorna era stato, per la sua incapacità strategico-militare, non aveva previsto nessun piano difensivo, era borioso, un piemontese di ferro, fucilatore di tantissimi soldati, l'unico principale colpevole di quella durissima debacle. La stessa commissione stabilisce pure che i nostri soldati, numerosi tratti della linea del fronte, tra Plezzo e Tolmezzo, nei pressi di Caporetto, seppur colpiti da gas asfissiante, seppur presi alle spalle, circondati dai tedeschi, grazie a un'operazione a Cuneo, cosiddetta a Cuneo, condotta dall'allora capitano Erwin Rommel, la futura volpe del deserto, si erano battuti in più punti fino all'ultimo uomo e fino all'ultima cartuccia, prima di essere catturati e prima di essere costretti inevitabilmente alla resa. Altre pagine di storia sconosciuta sono quelle dedicate, non ne ha parlato nessuno di questa cosa, ma io adesso lo faccio, altre pagine di storia sconosciuta sono quelle dedicate al bombardamento del porto di Napoli, avvenuto nella notte del 18 marzo del 1918, pensate un po', ad opera di un grosso dirigibile tedesco, uno Zeppelin Z-54, alzato su un volo
da una base bulgara, da Ciampone, in Ungheria, e questo va a bombardare il porto di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, dove ci sono delle fabbriche d'armi. Come pure significative, credo, e tragiche insieme sono le pagine riguardanti le violenze e gli stupri subiti da circa 3.000 donne venete e friulane, ce ne parlerà anche da Ramunni, le quali poi, d'intesa con i loro mariti, decisero di abbandonare i cosiddetti figli della guerra e in un ospedale orfanotrofio, il San Filippo Neri, fatto costruire apposta dalle pubbliche autorità proprio per accogliere questi bambini che sarebbero nati, che sono nati, i figli della guerra, frutto della violenza della soldataglia austro-tedesca. Molto importanti sono i capitoli che riguardano il sostegno militare da noi ricevuto dai nostri alleati sulla linea del Piave. Questo è importante perché è vero che Diaz ha fatto un lavoro egregio, però i francesi, gli inglesi e gli americani in totale ci hanno mandato 7 divisioni a darci una mano. E importanti sono anche i capitoli incentrati sull'invio al fronte francese, pensate un po', dell'intero secondo corpo d'armata di Milano, si tratta di 80.000 uomini, i quali vengono mandati a combattere sul fronte francese contro i tedeschi. Quando la situazione sulla linea del Piave si è attestata e noi ci siamo potuti permettere il lusso di cambiare la cortesia avuta dai francesi e dagli inglesi. Ma combattono valorosamente questi soldati del secondo corpo dell'armata di Milano, però purtroppo a Bligny subiscono una pesante sconfitta, tant'è vero che lasciano sul terreno 11.000 caduti tra feriti e morti. E tutti gli anni a Bligny si tiene una cerimonia in cui si rende omaggio a questi caduti, è vero, generale? Poi dirò qualcosa. E poi ci sono le pagine che fanno la storia di circa 3.000 prigionieri austro-ungarici rinchiusi nel campo di Casal Sabine da Tamone, stato già detto, i quali per il tifo petecchiale prima e per l'influenza spagnola dopo fanno tutti una brutta fine e restano sepolti da Tamone. Le pagine in cui ritroviamo Giuseppe Di Vanni impegnatissimo a trovare sistemazione e collocazione per i tantissimi profughi veneti arrivati anche a Bari. Ne arrivano 3.000 vari, 120 vengono spostati nel convento dell'isola, allora stranamente proprietà dei fratelli Tarsicuri, che poi furono dei fascisti importanti di conversione. E poi non bisogna dimenticare le azioni, non le ho dimenticate, le azioni militari condotte dalle truppe baresi e pugliesi nel corso della prima guerra mondiale. Mi riferisco qui in particolare alla brigata Bari, che tra i vari compiti aveva anche quello di pulire i campi di battaglia, di pulire i campi di battaglia, di sotterrare i feriti, i morti, non i feriti. E la Brigata Regina, la brigata in cui i soldati portavano le bianche mostrine. E un altro aspetto importante per capire anche il quadro storico dell'epoca, come finisce la prima guerra mondiale, i francesi e gli inglesi, che sono retti da governi borghesi, e anche gli italiani mandano truppe in Manciuria, in Murmania, in Siberia per sostenere l'esercito filo zarista che tenta di arginare la grande avanzata e la vittoriosa avanzata, direi, dell'esercito bolscevico leninista. Siccome è persa la battaglia, dopo qualche semestre tutte queste truppe francesi, italiane e inglesi tornano nei loro paesi perché in Russia vince la rivoluzione socialista. E poi voglio fare solo un riferimento all'ospedale di Conversano, se ne è già parlato, è stato un ospedale, uno dei pochi ospedali a lavorare durante gli anni della Grande Guerra sotto le insegne prestigiose della Croce Rossa, grazie alla guida illuminata del professor Lorenzo Iari, con 120 posti letto, situato sulla direttrice Taranto-Brindisi-Bari, svolge un ruolo importantissimo. Pensate un po', che accoglie durante i 4 anni di guerra 2.000 feriti e ne dimette 1.800, un lavoro straordinario. E poi Lorenzo Iari, coadiuvato dai suoi colleghi dottor Barnaba e dottor Terchia,
da guida anche a dei corsi di formazione per infermieri volontari della Croce Rossa, e questa è una cosa molto importante. E ce ne sono tantissime ancora di cose importanti da dire, io però mi devo fermare qui perché sennò vado fuori tempo, e mi sono dato l'obiettivo di questa volta di essere puntuale nei tempi di lavoro della mia relazione. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Molte cose non sono state dette del libro apposta, proprio per suscitare la curiosità dei presenti a poi andare a leggere. È un libro, come vedete, che al di là di quelli che sono gli scritti, lascia molti spazi per la riflessione, l'approfondimento, la ricerca e la conoscenza. E Plinii, è vero, si fa ogni anno una cerimonia, io ne ho fatte diverse lì, negli anni in cui mi sono occupato dei caduti, è significativo una cosa che ho notato: noi quando andiamo a Plinii portiamo le corone per i nostri caduti, per i caduti francesi. A Plinii la nostra armata ha fermato l'avanzata tedesca, consentendo a Parigi di non essere occupata, e poco lontano c'è il cimitero tedesco a cui anche noi rendiamo omaggio, perché nella morte delle battaglie il senso che noi abbiamo dato come Stato, come Italia, a tutti i caduti è quello che comunque ognuno ha combattuto per un credo, che sia giusto o non giusto non importa, ognuno aveva una fede, ognuno aveva un concetto a cui si ispirava. Ecco, la cosa che mi ha sorpreso è che mentre noi abbiamo questo senso, alcuni nostri alleati dell'epoca si sono fermati un po' distanti e non hanno voluto proseguire con noi per questo, io ritengo, doveroso omaggio. L'anno scorso si sono conclusi le celebrazioni, ma è la commemorazione della Prima Guerra Mondiale, commemorazione perché appunto raccoglie in tutt'uno il concetto che sulle spesso. Figli della guerra, ne parleremo, sentiremo la testimonianza, ci sono dei detti che ci portiamo dietro, a cui facciamo poco caso: i figli della guerra, gli scemi di guerra. Gli scemi di guerra. Ci sono addirittura dei filmati della Prima Guerra Mondiale, questi ragazzi, considerati 18-20 anni, che venivano tenuti costantemente sotto il fuoco nemico, e all'epoca c'era il gas, c'era il cannone, c'era il carro armato, c'era l'aereo, eccetera, eccetera, che a un certo punto impazziscono. La psicologia dell'epoca se li prende in cura, li rimette in sesto per portarli di nuovo al fronte. E quindi vedendo le scene di gente, di questi ragazzi che sono incontrollabili nei loro gesti, convulsi, insomma, lascia capire quanto ha inciso la guerra mondiale nel profondo del nostro DNA. Diamo la parola. Sì, adesso io vi direi. Scusate. No, solo per dire che il sindaco mi ha già anticipato, abbiamo un appuntamento con dei giornalisti che saranno qui in questi 3 o 4 giorni e devo raggiungerlo anch'io. Per cui il sindaco saluta tutti. Ci sentiremo vedovi per un anno? No, ma non assolutamente no, ci sentiremo forse vedovi noi, però buon lavoro e soprattutto diciamo questo è un appuntamento che non finisce qui, nel senso che continuiamo sicuramente come abbiamo detto. Grazie a tutti e soprattutto benvenuti, non l'ho detto all'inizio, però benvenuti perché diciamo ce l'abbiamo messa tutta. Il 2 giugno finisce questa manifestazione, però sicuramente non finiscono le iniziative. Grazie ancora, grazie per tutti. Grazie. Allora noi stringiamo le fine. E invitiamo Magda. Il religioso silenzio, per favore, senza movimenti, perché la lettura scenica è sacra. La storia taciuta. Numerose donne venete violentate e stuprate dagli austro-tedeschi dopo la disfatta di Caporetto, fine ottobre 1917. La tragica disfatta di Caporetto comportò un unico e solo dato positivo per noi, cioè la destituzione immediata di Cadorna, con conseguente affidamento del comando supremo del nostro esercito al valente generale Armando Diaz, di chiarissima origine napoletana, non lo dice mai nessuno, il quale ebbe almeno 3 grandi meriti. 1.
ricompattò rapidamente sulla linea del piano tutti gli sbandati di Caporetto, rinsaldandone il morale con la sua continua presenza in mezzo a loro e alla truppa bassa. 2. Spinse il governo a tutelare le famiglie dei suoi soldati attraverso l'attribuzione di un'assicurazione sulla vita a ciascuno di essi, cioè per tutti coloro che combattevano sul piano la battaglia decisiva della guerra. 3. Favorì l'organizzazione, a ridosso della linea del fiume Sacro, di concerti e spettacoli di ogni genere. E molto apprezzate, soprattutto dai soldati di truppa, furono le esibizioni rumorose e festose delle cosiddette chantose, ballerine dei caffè chantant. Queste furono una vera e propria panacea per il morale di tutti. In verità, anche sotto la spinta del generale Diaz, il governo italiano, al fine di sollecitare i nostri combattenti sul Piave, che per gran parte erano contadini poveri del sud, a dare il massimo impegno nella grande battaglia in atto contro austriaci e tedeschi, agli inizi del 1918 emanò il cosiddetto decreto Miliani, con cui si impegnava a garantire l'attribuzione di quote di terre incolte ai soldati, contadini, braccianti, senza terra. Ce n'erano tantissimi nelle regioni meridionali. A guerra finita, per l'opposizione violenta degli agrari, il decreto Miliani sarà però completamente disatteso. Adesso va messo bene in evidenza un importante aspetto della storia taciuta. In seguito allo sfondamento di Caporetto, praticamente quasi tutto il Veneto venne occupato dagli austriaci e soprattutto dai tedeschi. E questi ultimi, in particolare, si macchiarono di orrendi crimini di guerra. Non solo saccheggiarono numerosi borghi e paesi, non solo depredarono materiali di ogni tipo, non solo fecero man bassa di viveri e di animali, ma giunsero persino a violentare e a stuprare circa 3.000 donne d'ogni età. Per questi motivi, migliaia e migliaia di persone del Veneto, donne, giovinette, ragazzi, bambini, vecchi, lasciarono le loro case e le loro città e si dettero alla fuga oltrepassando il Piave con lo scopo di trovare aiuti e sostegni nelle regioni limitrofe. Ma erano così in tanti questi profughi, questi sfollati, che il governo italiano dispose che fossero smistati e trasferiti finanche nelle regioni meridionali. Nella città di Bari ne arrivarono circa 3.000. Ritornando alle donne venete violentate e stuprate dai tedeschi, bisogna dire che 3.000 rimasero ingravidate, ma dopo i mesi di gravidanza, né le donne né i mariti volevano tenere i bambini e pertanto, per i cosiddetti figli della guerra, le autorità pubbliche e religiose si adoperarono affinché fosse costruito in tempi rapidissimi un apposito ricovero orfanotrofio, istituto medico ginecologico a Porto Gruaro, vicino Venezia, denominato San Filippo Neri, in grado di accogliere i neonati e i nascituri. Benito Mussolini ordinò perentoriamente a studiosi, storici e giornalisti di tenere sotto silenzio gli spaventosi crimini commessi dai tedeschi nel Veneto dopo Caporetto. Tutto ciò in quanto Germania e Austria divennero presto alleate dell'Italia fascista. La disfatta di Caporetto e la drammatica condizione dei prigionieri italiani nei lager austriaci, germanici e ungheresi, abbandonati dal nostro governo e dai vertici militari, italiani senza patria e senza pane. Il generale Luigi Cadorna, dopo aver preso piena conoscenza della tremenda disfatta di Caporetto,
comunicò con bollettino del 29 ottobre 1917 per diario all'estero e al governo italiano che la causa principale della sconfitta era stata la mancata resistenza di interi reparti della seconda armata, vilmente arresisi, senza combattere, alle truppe tedesche. Cadorna fece tutto ciò in piena sintonia di intenti con il ministro Sidney Sonnino per sollevarsi da ogni colpa, per salvare la sua faccia e per conservare i suoi gradi, ed in più coautore della seguente azione gravissima. Si adoperò presso il governo affinché i prigionieri di Caporetto fossero abbandonati a se stessi e lasciati senza cibo, senza indumenti di lana e senza poter ricevere aiuti e soccorsi dalla Croce Rossa. Questa sua azione fu davvero una migliaccata spaventosa. Infatti condusse a un vero e proprio genocidio che portò complessivamente alla morte di circa 120.000 prigionieri italiani. In questo quadro va messo in evidenza che i comandanti delle forze francesi e inglesi avevano ben intuito e colto la insipienza strategico-militare di Cadorna e la sua incapacità a tenere buoni e proficui rapporti con i suoi soldati. Si riunirono in fretta e furia con i rappresentanti del governo italiano, prima a Rapallo e poi a Peschiera del Garda, e promisero sì l'invio di 7 divisioni, circa 200.000 uomini, a difesa della linea del Piave, ma allo stesso tempo chiesero senza mezzi termini, con grande disappunto del ministro Sonnino, l'immediata destituzione di Cadorna e la nomina di Armando Diaz come comandante supremo dell'esercito italiano, ricompattato e riorganizzato sulla linea del Piave, e Diaz svolse ottimamente l'incarico ricevuto. Ma nonostante la sua destituzione, Cadorna, sempre sostenuto dal ministro Sonnino, impose alla Croce Rossa di non portare alcun aiuto ai prigionieri italiani reclusi nei gelidi lager dell'Austria, dell'Ungheria e della Germania. Dopo la disfatta di Caporetto, il governo Boselli cadde e venne sostituito dal governo Orlando, con ministro degli affari esteri sempre Sidney Sonnino. Il nuovo governo fu comunque fortemente sollecitato a istituire con regio decreto del 12 gennaio del 1918 una commissione d'inchiesta presieduta dal generale Carlo Caneva, già comandante delle truppe italiane nella guerra di Libia. Va sottolineato che nelle risultanze e nelle conclusioni della sua indicata commissione d'inchiesta, rese ufficiali solo il 21 giugno 1919, si sosteneva in modo inequivocabile che a Caporetto si era avuta una solenne sconfitta militare e che non ci furono il cedimento e lo sciopero militare delle nostre truppe denunciati da Cadorna, ma anzi, la commissione d'inchiesta individuò proprio in Cadorna il maggior responsabile della disfatta, in quanto non aveva saputo governare il quadro dei comandi e non si era mai preoccupato di studiare un piano per un'eventuale difesa nel caso di esigenza immediata di ripiegamento. Cadorna, che aveva condannato alla morte per fame e per freddo migliaia e migliaia di giovani soldati prigionieri nei lager del centro Europa. Il generale Cadorna concludeva ogni sua relazione sulla disfatta con queste parole: ora per i vigliacchi di Caporetto datisi al nemico senza combattere non ci può essere clemenza ed è meglio che crepino di fame. Su queste basi il governo italiano decise in modo perentorio di non dare alcun aiuto a quei suoi figli indisciplinati e disubbidienti, reclusi in terre straniere, e obbligò pure la Croce Rossa italiana a non avviare alcun intervento. Tale linea venne puntualmente e rigorosamente mantenuta sino alla fine della guerra. Nemmeno il generale Armando Diaz riuscì ad invertire questa rigida posizione governativa nei confronti dei nostri prigionieri. Così, mentre i prigionieri dei paesi nostri alleati ricevevano, sempre attraverso la Croce Rossa, aiuti, alimenti e indumenti di lana, i nostri furono completamente abbandonati a se stessi e lasciati a morire di fame. Ci fu in realtà il tentativo alquanto riuscito di portare a termine un vero e proprio sterminio di massa, tant'è vero che persero la vita per mancanza di cibo e per il freddo dei lager, come già indicato, ben 120.000 prigionieri italiani, in gran parte contadini del sud. Quelli che riuscirono a sopravvivere, anche se traballanti per denutrizione e per mancanza di energie, salvarono la pelle perché, pur di lenire la fame, presero a mangiare quotidianamente residui cibari raccolti nei ruidi dei rifiuti,
e soprattutto perché giunsero in maniera sistematica a mangiare i tanti ratti che si annidavano nelle loro fetide baracche. A tal proposito, il capitano medico dottor Michele Daniele così documentava nel suo diario di prigionia uno degli innumerevoli episodi di caccia al topo. In Mauthausen, 29 maggio 1918. La caccia ai topi ha fruttato stanotte molti esemplari di varie età e grandezza, ben 4 trappole piene. Un gruppo di affamati li prende e, dopo averli ammazzati con l'acqua bollente di tutti gli roditori, se li divide equamente e fraternamente. Dopo pochi minuti, pelati e puliti, i ributtanti ratti vengono cotti nelle pentole, pronti a passare negli stomaci vuoti. Con la fame non si scherza. La razione del rancio che passano appena bagna la bocca. In questo drammatico quadro occorre pure tenere in debito conto che il governo italiano, con 1000 cavilli, fece in modo che i pacchi spediti dalle famiglie ai prigionieri non giungessero mai ai destinatari. E quando per opera della Croce Rossa qualcuno di questi pacchi riusciva ad arrivare a destinazione, le cibarie risultavano sempre deteriorate e immangiabili per i lunghi tempi assegnati al trasporto. Tutto ciò che è stato delineato e denunciato finora accadeva in verità in tutti i campi dove erano inclusi i prigionieri italiani: a Mauthausen, in Austria, a Celle e a Lechfeld, in Germania, a Milovice e a Pilsen, in Cecoslovacchia, a Budapest, in Ungheria. Gli italiani non erano solo i più affamati e i più depressi, ma erano anche i più odiati dai guardiani carcerieri. Ciò per l'inaspettato e repentino passaggio dell'Italia dalla triplice alleanza all'intesa. In media, giornalmente, in ognuno di questi campi di prigionia morivano 15 italiani, generalmente sepolti in fosse comuni e senza l'indicazione dei nomi. Fu un vero e proprio genocidio. Pertanto non è affatto un caso se in ogni comune del sud-est paese manchi il numero esatto dei caduti solitamente apposto sotto al latere dei diversi monumenti ai caduti della Grande Guerra, come a Conversano, a Mola di Bari, a Lutigliano. I nostri soldati prigionieri furono in pratica condannati a morte, ma non per fucilazione, ma per non invio e non ricevimento di cibo, di medicine e di indumenti di lana. Si pensi che nel campo di Milovice, a 30 km da Praga, furono sepolti spesso in fosse comuni più di 7000 soldati italiani. Nel campo di Mauthausen, allestito in Austria e chiamato già nella Prima Guerra Mondiale l'inferno dei vivi, all'ingresso dell'antico e antico cimitero è ancora esistente una lastra di pietra su cui è ben visibile il numero preciso dei prigionieri italiani, quasi 3500. Nel campo di Lechfeld, in Germania, i nostri prigionieri morti per fame, per freddo, per stenti, furono più di 6000. Le parti del diario del capitano medico Daniele che risultano di grandissimo interesse storico sono quelle dedicate alle cosiddette ispezioni che venivano fatte nel campo di Mauthausen, ma molto raramente da rappresentanti della Croce Rossa Internazionale e da altri prelati inviati dal Vaticano. Agli inizi del 1916 venne in visita a Mauthausen Monsignor Raffaele Scapinelli, nativo di Leguigno, nunzio apostolico a Vienna. Al prelato gli fu offerto prima di tutto un pranzo luculiano sostenuto dalla musica della banda locale. Poi vennero fatti visitare le baracche migliori e alcuni reparti dell'ospedale del Lager. Ma poi, quando entrò a volo di uccello in una delle baracche più autentiche, dove erano rinchiusi, anzi ammassati e tenuti nascosti i prigionieri italiani, laceri, denutriti, affamati e con le teste piene di pidocchi, i quali cominciarono a gridargli in faccia che stavano morendo di fame e di freddo, Sua Eminenza si tappò le orecchie per non sentire i lamenti e si tappò il naso per non respirare l'aria puzzolente e fetida che si coglieva in quella baracca lazzaretto. Poi, tremendamente infastidito, il nunzio apostolico di Vienna andò via in fretta e furia dal campo e non si fece più vedere né sentire. Nel suo diario memoriale, il dottor Daniele informa, come testimone diretto dei fatti, che il 2 marzo del 1918 ci fu un'altra ispezione nel campo di Mauthausen, quella di Monsignor Teodoro Valfredi Bonzo, nuovo nunzio apostolico a Vienna a partire da ottobre del 1916. A Sua Eminenza, non appena giunse nel campo, ricorda Daniele, i guardiani austriaci fecero vedere le baracche ben attrezzate degli ufficiali, e in particolare quelle dove erano alloggiati gli ufficiali italiani, che apparivano tutti di buon aspetto,
D'altra parte ricevevano regolarmente lo stipendio dal governo italiano e avevano cibo a sufficienza proveniente in parte dalle famiglie e in parte dai comitati legati alla Croce Rossa, alla quale però venne perentoriamente negata e non autorizzata qualsiasi azione di soccorso e di sostegno indirizzata verso i soldati italiani in bassa truffa. I responsabili del campo di Mauthausen avevano previsto di non far vedere al nuovo nunzio apostolico di Vienna giunto in loco i soldati italiani, in quanto emaciati, depressi, affamati, ammalati, dimagriti, fino a essere pelle e ossa, e pertanto avevano provveduto, prima dell'arrivo dell'alto prelato, a rinchiuderli e a tenerli nascosti in alcune baracche ubicate ai margini del campo. A un certo punto, però, mentre Sua Eminenza stava per concludere la sua ispezione a Mauthausen, dalle baracche in cui erano state ammassate diverse centinaia di soldati italiani, si scatenò un clamore irrefrenabile, in cui si mescolavano all'unisono urla, grida, lamenti e imprecazioni, con richieste di cibo e di vestiario di lana. Nel contempo, al clamore e al frastuono, i prigionieri italiani aggiunsero una grande forza d'urto, cosicché una grande marea derelitta e cenciosa a un certo punto travolse ogni porta sbarrata e ogni cancellata predisposta, e arrivò in pochi secondi a circondare il nunzio apostolico italiano a Vienna. E su tutte le suppliche e le richieste che esplosero nell'aria, la più nitida, la più straziante era questa: Monsignore, vi siete accorto che qui moriamo tutti per la fame e per il freddo? Noi vogliamo pane, 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 e vogliamo tornare nelle nostre case in Italia. L'alto prelato impallidì e cominciò a tremare, perché in un lampo si trovò accerchiato da quella turba assordante, e quindi per trovare una soluzione mostrò con garbo di accogliere le richieste che i prigionieri più coraggiosi riuscirono ad esporgli in modo diretto e chiaro, avvicinandosi alla sua persona oltre misura. Sua Eminenza allora chiese al suo segretario di prendere nota di quanto richiesto e promise che avrebbe fatto inviare per tutti i prigionieri italiani ammalati latte condensato e viveri di conforto. Di fronte a tale situazione, il comandante del campo di Mauthausen, postosi alla testa di un grosso drappello di carcerieri, intervenne con forza e riuscì in breve tempo a liberare Sua Eminenza, messo in grande difficoltà, e dispose rapidamente la sua partenza dal campo in direzione di Vienna. Quella sera, però, nel campo di Mauthausen, per tutti i prigionieri il rancio fu un buon brodo caldo, con pezzetti di carne. Sulla base di tutto quanto sopra enunciato, verrebbe voglia di proporre alle autorità competenti in materia di far togliere da tutte le strade e da tutte le piazze d'Italia i nomi di Cador e di Sonnino, in quanto autori di un falso storico e colpevoli coscienti di genocidio. Ascoltiamo ancora Magda un altro brano che riguarda la Croce Rossa. La sanità militare e la Croce Rossa italiana in terra di Bari durante la Grande Guerra. Notevole fu lo sforzo della sanità militare di Puglia durante gli anni della Grande Guerra. Infatti, dovette fortemente impegnarsi per dare cure e ricoveri ai tanti soldati feriti e ammalati provenienti per gran parte dai campi di battaglia dell'Albania e della Macedonia. Fronti non caratterizzati da combattimenti cruenti, ma piuttosto dalla forte inospitalità dei luoghi e da una pessima situazione igienico-sanitaria, elementi che determinarono la diffusione di gravissime malattie. Le trincee albanesi e quelle macedoni erano state create su terreni acquitrinosi e paludosi, cosa che favorì fra i combattenti l'insorgere della malaria, che fece più morti delle granate avversarie. Alla malaria poi si aggiunsero altre malattie come l'influenza spagnola, il colera, il tifo, la scabbia, la gonorrea e la sifilide, contratte dalle prostitute di quei territori impervi. In questa situazione Bari e Brindisi furono i principali porti di approdo delle navi ospedale che facevano la spola con la costa albanese e con quella macedone. Giunsero in terra di Bari quasi 20.000 militari feriti e ammalati. Da queste due città e per mezzo di treni sanitari opportunamente attrezzati
I feriti e gli ammalati venivano smistati nei diversi presidi ospedalieri specializzati di Puglia e di altre regioni contigue. Non a caso, il primo treno adibito al trasporto dei malati e dei feriti, posti sotto le cure della Croce Rossa, fu assegnato alla direzione della sanità militare di Bari già nel dicembre del 1915. Oltre agli ospedali della sanità civile e a quelli sottoposti alla gestione della sanità militare, alcuni ospedali di terra di Bari, ottimamente diretti da chirurghi di fama, furono attivati sotto le insegne della Croce Rossa e presero il nome di ospedali zonali territoriali della Croce Rossa italiana, selezionati tra quelli più qualificati. In questo quadro si distinse l'ospedale di Conversano, che guidato dal valente chirurgo professor Florenzo Iaia ebbe l'onore e l'onere di operare sotto le insegne della Croce Rossa. L'ospedale sviluppò durante quel difficile periodo storico un'opera davvero meritoria. Aveva ben 120 posti letto e negli anni di guerra accolse in ricovero circa 2.000 soldati feriti, italiani, francesi e inglesi, provenienti in gran parte dal fronte di Salonicco e in parte dal fronte albanese, dimettendone poi circa 1.800. Inoltre, sotto la guida del suo direttore Florenzo Iaia, ben coadiuvato dai colleghi dottor Giovanni Barnaba e dottor Nicola Derchia, organizzò pure corsi di preparazione e di formazione molto seguiti per infermiere volontarie della Croce Rossa. L'ospedale, per la sua particolare posizione geografica, in quanto situato lungo la direttrice Taranto-Brindisi-Bari, aveva in realtà un ruolo strategico molto importante a livello militare e sanitario. Tanto è vero che fu centro di ricovero e di accoglienza per tanti soldati provenienti dai Balcani e dalla Grecia settentrionale. Sulla spinta della Croce Rossa, numerosi comuni di Puglia si impegnarono a organizzare corsi di preparazione per le croce rossine volontarie. Dalla Puglia tutta ne vennero fuori diverse migliaia. Siamo a chiusura di questa evento. Adesso inviterei le nostre bravissime sorelle custode a prendere posto. Una ultima riflessione, consentitemi, mentre ci prepariamo ad ascoltare un altro brano. Una legge, non ricordo il numero, però poi questo è poco funzionale quello che sto per dire. Una legge italiana dice che le vestigia della prima guerra mondiale sono patrimonio nazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, a differenza di quello che è successo negli anni 20, ci fu una circolare sanitaria del Ministero degli Interni che vietava il trasporto dei cadaveri, perché tutte le famiglie tentavano di raggiungere i campi di guerra e riportare a casa i propri cari, vietò appunto questo commercio. Sui treni viaggiavano di tutto, viaggiavano cadaveri che dopo 2-3 anni non erano ancora decomposti, c'era rischio di infezioni, eccetera, eccetera. Fu creata appunto questa legge e istituì la tutela nazionale delle vestigie della prima guerra mondiale. Se voi pensate a quelle che sono le vestigie romane del nostro impero, noi andiamo a visitare il monumento, non troviamo un osso là dentro, non c'è un cimitero, non c'è l'osso di Giulio Cesare, non c'è i resti di Nerone, non c'è. Ci sono le colonne, ci sono i templi, ci sono le rovine. Questo non accade per i nostri caduti in guerra, perché noi tuteliamo in un corpo unico le loro ossa, i loro resti e i sacrali, che sono parte della nostra cultura, parte del nostro Stato. Che cosa voglio dire con questo? Che questi ragazzi non sono solo nei sacrali, ma sono anche nei nostri cimiteri, sono intorno a noi. Ecco. Allora, in senso di tutto questo, e quindi ancora un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti questa sera, a voi, l'amministrazione comunale, al sindaco Lo Iacono per aver dato la disponibilità e la propria presenza, al professor Liuzzi, ma soprattutto al professor Russo per questo monumento che ci ha regalato, e l'invito a considerare che questi ragazzi hanno dato giovanissimi la loro vita per consentire a noi stasera di poter parlare tranquillamente di loro. Ecco, quindi anche quando andiamo al cimitero con i nostri cari, con i nostri nipoti,
abbiamo dei sepolti della prima guerra mondiale, un giretto per ricordare, per additare, per raccontare e perché no anche per mettere un film. Grazie. Ci avviciniamo alla chiusura di questa serata che è stata ricca di elementi storici, anche di calore, di sentimenti, di storia patria. E adesso io mi accingo a darvi i titoli di quest'ultimo ventaglio di canzoni pacifiste che Laura e Caterina ci faranno ascoltare. La prima di queste è Baby Blue di Bob Dylan, è stata scritta nel 65, subito dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti con il Vietnam. In questa canzone Bob Dylan si rivolge ad una giovane donna che ha avuto notizia della morte di suo marito in guerra e le dice: ragazza, tu devi continuare a vivere, non pensare più ai ieri, porta con te il tuo bambino, ma tienilo naturalmente sempre lontano dalle armi. E adesso accendi un fiammifero, uno zolfanello nella notte buia e vedrai domani sarà un altro giorno e potrai ricominciare a vivere. Questa straordinaria canzone noi la affidiamo alle voci di Laura e Caterina Custodio. Thank you.
Buongiorno. Adesso Laura e Caterina Costoro ci faranno ascoltare un'altra bellissima canzone, storica canzone, e si chiama Farewell Angelina, Dio Angelina. È stata composta anche questa da Bob Dylan, però Bob Dylan non l'ha mai incisa per sé e l'ha affidata a John Baez nel periodo della loro relazione amorosa. E John Baez l'ha portata in tutte le piazze del mondo. Qui in questa canzone Dylan si riferisce ad un soldato che parte per andare in guerra nel Vietnam e fa un addio forte e triste nei confronti della sua ragazza, della sua amante, di nome Angelina. Questa canzone di nuovo ce la faranno ascoltare Laura e Caterina. Adesso Laura e Caterina ci faranno ascoltare l'ultimo pezzo di questa serata,
che è Immagini di John Lennon. John Lennon con questo pezzo si propone come un grande uomo, punto di riferimento del pacifismo mondiale. In questo straordinario brano John Lennon immagina un mondo dove non ci sono confini e dove tutti si possono spostare e muovere liberamente, un mondo cioè più giusto, più equo e solidale. La parola e la musica a Laura Cadegano. Grazie.
quotidiani. Grazie ancora, buona serata e auguri a tutti.